Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal collo di Retro Computing. Oggi parleremo dell'home computer Oric One nel lontanissimo 1983. Oric One, prodotto dal 1982 al 1984 dalla Tangerine Computer System per il mercato francese e britannico. In particolar modo in Francia l'Oric One ebbe un buon successo commerciale. Andiamo con ordine. Oric One era un home computer britannico a basso costo che voleva competere sulla stessa fascia di prezzo del più noto e diffuso Sinclair ZX Spectrum. Ci furono due versioni di Oric One, quella a 16K oppure quella a 48K. Entrambi montavano una CPU MOS 6502 ad 1 MHz, ROM da 10K con il BASIC, tastiera di plastica 57 tasti, formato di testo 40 colonne per 28 righe, oppure risoluzione video 240x192 ad 8 colori. In più, particolare, c'aveva una scheda audio AY38912 con tre canali collegati in una piccola cassa interna al computer. Presa di entrata ed uscita per il registratore, una uscita video RGB oppure RF, vano di espansione, presa per stampante Centronics, essenziali del peso. Look del case, come potete vedere, era simile allo ZX Spectrum, però diciamo l'Oric One era bianco e non era nero come lo ZX Spectrum. Inoltre l'Oric One aveva una tastiera più ergonomica dello ZX Spectrum. E poi ovviamente l'Oric One, montava il noto e potente microprocessore 6502, lo stesso della famiglia Apple II, SubIC 20, Atari 400, eccetera. Da segnalare che nel 1984 l'Oric One fu sostituito dall'Oric Atmos e dall'Oric Telestrat. Allora, l'Oric Atmos era praticamente identico all'Oric One, però poteva avere un drive da 3.5 esterno e nella ROM c'era appunto il sistema operativo per gestire il disk drive. Ebbe una discreta accoglienza sul mercato francese. L'Oric Telestrat era identico all'Oric One, però aveva in bando il software per fruire il Minitel francese, però ebbe uno scarso risultato. L'azienda Tangerine Computer infatti ebbe poi a fallire per debiti ai primi del 1985. Andiamo ad esplorare il manuale utente dell'Oric One ed un libro dedicato all'Oric One per renderci conto di cosa fosse questa misteriosa macchina. 20 giochi per l'Oric One, eccolo qui. Questo è un libretto che si può trovare in internet facilmente. È un libro composto praticamente dalle stati, essenzialmente da inserire nella macchina. Invece di mettere, diciamo, i 20 programmini su una cassetta per farli caricare, era stato stampato un libro. Andiamo a vedere questo libretto di 133 pagine per vedere, diciamo, che stampato nel 1983, che cosa praticamente proponesse. Vabbè, c'erano vari giochi, creature, caterpillar, bombe, vi dicendo. Qui viene spiegata la introduzione, ecco lo Wall Smasher, qui spiega praticamente cos'è questo gioco e come si fa. L'importanza delle variabili, qui veniva commentato anche un po' il relativo listato e poi via andare con praticamente il listato. Come si vede, il listato è in BASIC e non è neanche particolarmente troppo lungo. Poi altro gioco, il Caterpillar, listato anche questo in BASIC. Il gioco di bombardieri di aerei, interessante che, diciamo, assieme agli stati di Antanquil vanno avanti, tanto se volete diciamo il link per andare a scaricare questo testo lo trovate in descrizione. Interessante che questi programmini fossero, diciamo, oltre che dato listato, fossero anche spiegato come funzionava come spiegato rapidamente in che cosa consistesse il gioco e l'importanza delle variabili chiave, quali erano quelle più importanti, a cosa servivano. Quindi veniva un po' disossato in sostanza il gioco, questo che permetteva ai piccoli utenti di inserire, diciamo, i vari listati
avere il gioco, ma avere anche leggendo praticamente i vari commenti, si poteva, diciamo, imparare, gli utenti, i piccoli utenti potevano imparare un po' come fare un gioco, come modificarlo, oppure partire da un punto, un gioco proprio esistente, fonderlo con un altro e via dicendo. Quindi era un libreccino interessante perché veniva spiegato anche appunto nelle note cosa doveva fare, a cosa servono, come era raggruppato il programma, a cosa servivano le variabili, variabili comportanti. Questi sono tutti i giochi relativi, diciamo, la grafica era quella che era. Comunque, diciamo, un bel librettino da segnalare. La parte, diciamo, forse la parte più importante del libro sono i commenti ai vari videogiochi che vengono dati nei vari listati, che poi sono in basic, quindi saranno nemmeno particolarmente veloci, ma comunque, diciamo, la parte più importante sono i commenti e le variabili più importanti, in modo da aiutare i piccoli utenti a sì giocare, ma anche, diciamo, invogliarli a modificare i listati, fondere eventuali listati, oppure fare dei videogiochi personali partendo, diciamo, andando a modificare in modo sostanziale i listati. Ok, questo era Lori Kwan. Adesso andiamo a vedere il manuale di istruzioni. Per andare a scaricare questo ricordo, diciamo, del libro di 20 giochi per Lori Kwan, il link lo trovate in descrizione. Adesso andiamo a guardare il manuale. Eccolo qui, Lori Kwan Basic Programming Manual, manuale di programmazione del Basic. Capitolo 1, introduzione. Capitolo 2, iniziare, diciamo, ad accendere il computer, programmare in Basic, colori e grafica, editare i programmi Basic, macinare numeri, funzioni matematiche, parole, grafica avanzata. Capitolo 10, suono. Capitolo 11, salvare i programmi su cassetta. Capitolo 12, migliorare il Basic. Capitolo 13, codice programmi in codice macchina. Capitolo 14, utilizzare la stampante. Di nuovo l'ORIC Basic, una serie di appendici sulla mappa della memoria, controllo dei caratteri, attributi, font, hashing, tabelle esadecimali, pin, funzioni derivate, mappa dello schermo, alta risoluzione, messaggi di errore e il monitor, quindi un piccolo assemblatore del 6500. Ok, andiamo a bombare questo bel manuale, gli argomenti sembrano piuttosto ricchi. Allora, come praticamente settare il computer? Eccolo qua, si agganciava praticamente al televisore, c'erano gli spinotti per agguantarlo praticamente al registratore, la presa per l'uscita per il televisore, e poi praticamente niente di particolare. Un'eventuale uscita qui il seriale Centronics per una stampante. Ok, programmare in Basic. Eccola, questa era la tastiera, diciamo, decisamente un po' più ergonomica di quella che si può trovare sostanzialmente nel Sinclair ZX Spectrum, se non altro perché la tastiera è una tastiera QWERTY a tutti gli effetti, i tasti sono di plastica, non è proprio eccezionale come, diciamo, ergonomia, però, diciamo, la barra spaziatrice c'è, i shift sono decisamente piccoli, ma forse probabilmente non è detto che ci avesse, diciamo, non, probabilmente non ci aveva i caratteri minuscoli, sono i maiuscoli. Il return è un pochino più grande, diciamo, e si trova abbastanza facilmente sulla destra, per quanto avrebbe potuto essere stato ingegnerizzato L rovesciato o L dritta, però, diciamo, comunque era decisamente un po' più superiore come tastiera a quella che si poteva trovare sul ZX Sync 3. Ok, qui le prime istruzioni di programmazione del Basic. Io qui vado veloce, tanto se volete andare a scaricare in sostanza questo manuale, il link lo trovate in descrizione. Capitolo 4, colori e grafica, che aveva praticamente 8 colori, non erano moltissimi, ma comunque sempre meglio di niente. E poi qui abbiamo listati in cui andiamo ad operare, diciamo, i primi programmini, cosa farci e via dicendo. Editare un programma in Basic, come andare a modificarlo e quant'altro. Poi macinare i numeri, qui veniva spiegato, diciamo, il range in cui veniva utilizzato in sostanza il computer, quali erano, diciamo, gli spazi dei numeri che erano ammissibili, perché poi dopo un certo numero di cifre si davano in notazione scientifica.
E qui va bene, che andiamo praticamente con le varie dotazioni, poi la dotazione 10-100.000, la dotazione è quella, diciamo, che veniva data in notazione scientifica. Va bene, poi altre funzioni matematiche, qui venivano date, diciamo, cosa fare, come per andare a calcolare, diciamo, i vari coseno, trigonometria con i vari programmini e via dicendo, le parole, piccoli, diciamo, comandi sull'utilizzo delle stringhe, sempre via basic, cosa farne. Grafica avanzata in modo relativo, non è che poi fosse, diciamo, le risoluzioni fossero poi così alte, erano un po' più basse del Commodore 64, se non mi ricordo male, andando a me. Comunque non era male, con 8 colori. Poi c'aveva anche una parte del suono, tutta dedicata con praticamente un chip proprio, tant'è che era possibile andare a comporre un po' di qualche suono, veniva dato un po', vedete, ci sono le varie note musicali, era possibile utilizzare il comando play andando a sondare dei numeri, quindi facendoli digitare, praticamente facendo andare dal basic a controllare il chip audio per farlo suonare. Quindi era decisamente più avanzato come elettronica degli Apple II, questa cosa non ce l'aveva. Allora, salvare il programma su cassetta, migliorare un po' il basic con fare degli sviluppi con dei chip, altri controlli. Qui c'aveva il repeat until addirittura come forse come comando. Ora poi vedremo nel linguaggio, nelle parole chiave, per vedere cosa c'aveva. Dubito che ci avesse il repeat until. C'aveva una if semplice come Apple Soft, senza la else, codice macchina, qui spiega un po' cos'è il linguaggio macchina, i vari programmi, bla 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 bla, il sito di click e di poke, calix, dove si incontrava praticamente, si trovava in sostanza l'editor, il monitor praticamente, c'era un piccolo monitor, qui come utilizzare una tastiera, vediamo un po', logic basic, ecco, le avevamo comandi, ci vediamo un po' se c'era il repeat until, HRS, if then, c'aveva anche una else composta, quindi sicuramente superiore alla Apple Soft Basic, perché c'era anche la else, era praticamente simile al Commodore 64. Poi vediamo un po' cosa c'aveva, un gossip, un copper, va bene, si diceva il repeat, release, ram, c'aveva anche il repeat e l'until, vediamo un po' la u, dov'è? UV. Sì, ok, addirittura c'è anche il repeat until, quindi era un basic piuttosto evoluto, ecco, decisamente più evoluto questo di Apple Soft, considerando che poi sono quasi contemporanei, questo è decisamente un basic buono per l'epoca, decisamente superiore rispetto a quello che si poteva trovare in Apple Soft. Per l'epoca, considerate che siamo nell'80-82, mi sembra. Qui la spazio della memoria, le varie appendici, come veniva utilizzata, lo spazio disponibile andava da 9008 a in esadecimale fino a 64k. Comunque 9008 andrebbe convertito da esadecimale, perché lo spazio sotto i 9000, sotto allocazione dollaro 9008, viene utilizzato appunto dai programmi. E poi vediamo un po', vabbè, appendice B, appendice C, qui ci sono gli attributi, con una tabella di codice ASCII, ancora il codice ASCII con i vari numeri. Appendice F, cosa c'era praticamente dietro all'ORIC 1? Questo era il vano di espansione, qui c'era il pulsante di accensione, questa è la presa Centronics, le prese per il registratore e l'entrata della potenza, quindi estremamente semplice, pochissimo. Appendice G, qui c'erano altre funzioni matematiche utilizzabili, poi appendice H, qui c'era la parte del testo e qui la parte del monitor per quanto riguarda la risoluzione, una serie di appendici per quanto riguarda i messaggi di errore, error code dell'ORIC. Appendice H, eccola, questa è l'architettura del microprocessore 6502, quindi veniva, se non altro, buttata lì, non veniva poi proprio spiegata, ma comunque c'era, meglio di nulla. Poi c'erano le istruzioni in codice macchina in Assembler 6502, venivano date e spiegate, diciamo, proprio in modo asciutto, ma comunque praticamente venivano date.
con istruzioni cosa era fatta, e poi qui c'era un set di istruzioni su cosa spostava e che registri venivano influenzati dall'operazione e che tipi di indirizzamento poteva sostenere l'operazione dell'operando del codice macchina. Chiaramente questo era un manuale molto stretto e stringato, estremamente asciutto. Se uno poi ci voleva capire qualche cosa di più, bisognava che comprasse un libro come ad esempio Assembler 6500. Comunque già veniva data praticamente questa roba. E poi niente, basta, fine. Quindi una macchina essenzialmente potremmo dire concorrente ad Apple II. A livello hardware sicuramente era più evoluta di Apple II, perché diciamo, per quanto Apple II fosse una macchina aperta, questa fosse una macchina chiusa, però diciamo come home computer questo era sicuramente più ottimizzato di Apple II, perché questo già c'aveva, come abbiamo visto sostanzialmente, dov'è? Ecco, eccolo qua, c'aveva praticamente un chip audio dedicato, cosa che l'Apple II non ce l'ha mai avuto, né l'Apple II, né l'Apple II Plus, né l'Apple II, né l'Apple IIc, e inoltre c'aveva un basic piuttosto evoluto per il Apple, perché praticamente questo considerate che è del 1983 e già c'aveva il repeat antico, mentre contemporaneo praticamente all'uscita di Apple II. Però quando uscì Apple II nell'83 e nell'84 Apple IIc, ecco, l'Apple propose sempre il solito Apple Soft, quando invece magari avrebbe potuto un pochino aggiornarlo un po', infatti c'era già il repeat until e oltre diciamo ai comandi basic per la gestione del sonoro, ma Apple IIe e Apple IIc non c'avevano niente di questo punto di vista. Quindi da questo punto di vista, come un computer, Gloric One non era affatto male. Certo, c'era solo 64k, non era poi proprio eccezionale, non era nemmeno più espandibile, non era nemmeno espandibile, mentre Apple IIe praticamente poteva essere espanto fino a 1 mega, 3 mega, ma anche oltre, anche fino a 8 o più con le espansioni della Apple Engineering, mentre Apple IIc c'aveva già 128k, quindi era un semi portatile, un proto portatile, tutta un'altra macchina. Però diciamo che questo non era male come computer. La tastiera non era proprio ergonomicissima, però diciamo non se la cavava abbastanza, dato che per quello che si pagava, che era un prezzo relativamente modesto, era un computer che ci si trovava praticamente tutto. Certo, funzionava col registratore, era tutto più lento, ma comunque diciamo, anche se non era velocissimo, era tutto affidabile e già ci si poteva fare tante cosine. Ricerchini di scuola era un po' difficile farci con 64k, però diciamo che un po' di plottare funzioni e giocare e programmarci, sicuramente è una macchina che ci si poteva fare. Poi con 8 colori poi c'aveva già un pochino di audio dedicato e non era proprio affatto male Loric One. Un computer inglese che ebbe praticamente poca modesta accoglienza in Inghilterra, trovò invece una discreta accoglienza in Francia, quindi un computer britannico che trovò più successo in Francia che in casa, che in Gran Bretagna, dove evidentemente il Sinclair ZX Spectrum fece la parte da leone per quanto riguarda conquistarsi il mercato. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!